L'escalation di furti nell'area del Serinese tiene in apprensione cittadini e commercianti. Nella notte tra venerdì e sabato, intorno all'1:15, una banda di ladri ha fatto irruzione all'interno del vivaio La Ginestra, a Serino. I malviventi sono riusciti a portare via un furgone Ducato dal piazzale. Il titolare dell'azienda vittima del raid rivela poteva andare peggio, ormai da tempo i ladri hanno messo nel mirino la zona. Quindi il furgone stava qua? Stava qua, tutto il contrario, a capo, l'hanno buttato a spinta fino a giù, hanno aperto il cancello e poi l'hanno messo in moto fuori. E vedi come non è che hanno messo in moto qua, perché mio fratello è una stanza di qua, io abito sopra tutto, ma tuo fratello mi sta qua. Ma si credevano che andavo al mercato io mi credevo che andava mio fratello, invece i mariuoli ci hanno venuto a trovare. Quanti ne erano? 4-5 ne abbiamo visto per telecamera. Avevano il volto travisato. Solo una mascherina. Mascherina e cose. Se, non so se sei stato a Serino che fanno vedere quei due ladri fuori dalla porta, snelli così, la fotografia che giro per Facebook. Noi non l'abbiamo inquadrata, noi non sapevamo buono, hanno messo solo perché fuggendo, diciamo, scappando così. C'era qualcuno che le aspettava poi? Sì. Indubbiamente, così come facevano a venire qua a scappare. Poi pensi che. Sì, ma tutti i carabinieri fuori rubare. Saranno girato verso San Michele a destra e non saranno venuti a sinistra. Hanno tentato anche di entrare nelle case? Sono no, hanno girato, hanno sentito i cani e se ne sono andati. Hanno pigliato qua perché ci avevano le chiavi vicino. Sono venuti dalle campagne, diceva. Sì, da qua. Torno all'1:15. L'una e mezza. Probabilmente il furgone sarà sfruttato per altre imprese. Diciamo. Speriamo di no, che magari chiappasse, non un furgone, non facesse più male a nessuno, frate, perché è brutto subire dei furti nella propria casa, non vivi più tranquillo. Tra l'altro questa zona ultimamente è particolarmente battuta dai ladri. No, è martellata proprio, stanotte me l'hai detto tu, tabaccaio, abitazione, attività commerciale, ma stanno facendo proprio un macello. Tra l'altro qua siete comunque blindati, avete antifurto, videosorveglianza. Sì, ma videosorveglianza, siamo 5 fratelli, al nucleo familiare, qua è tutta una famiglia che ci siamo, però ci è andata bene, dai. Non è successo nulla di più grave, diciamo. No, e pensi che io esco la notte, frate, vado al mercato, chi mi chiamavano una mazzata, anche noi, ma ci erano 5 loro, tu conosci la notte, frate, mi chiesci la pistola a mano, esci per andare al lavoro e ti trovo questi vigliacchi.